Wow, amici di Spazio Games, un saluto dal Duca, ben ritrovati nella rubrica Goblin contro Gnomi di Hearthstone. Oggi la classe che andremo ad analizzare è quella del prete. Sono state messe delle buone carte per il prete, devo dire la verità, andremo a vederle una per una. Poi un paio di mazzi di quelli che vi piacciono a me. E per finire, un pizzico di gameplay che non guasta mai. Ed eccole qui le 8 carte Goblin contro Gnomi per quanto riguarda il sacerdote. Partiamo dall'ombromante Torva, carta inutilizzata praticamente, un costo 1, 2, 1, grido di battaglia, infligge 3 danni a entrambi gli eroi. Non so cosa avevano in mente, ma onestamente non l'ho capito neanch'io, ragazzi. Potrebbe essere una carta, insomma, che infliggendo 3 danni all'altro eroe può essere utilizzata come chiusura, poi comunque il prete si può curare. Onestamente non so bene interpretarla perché boh. Poi invece c'è la luce di Naru, costo 1, la magia rigenera 3 salute. Se il bersaglio è ancora danneggiato, evoca una custode della luce. La custode della luce non è altro che un minion 1-2 che guadagna più 2 attacco per ogni volta che viene curato un servitore. È chiaro che con le magie di cura anche ad area del prete può diventare veramente veramente grossa se non viene subito eliminata. Quindi questa è una magia molto buona e molto interessante che può dare origine a combo molto forti. Mastro riduttore, il prete appunto si lamentava di non avere magie che colpivano i minion, i servitori avversari che avevano 4 di attacco, perché ha le due magie appunto principali che puniscono e distruggono un servitore che ha o 3 o meno di attacco, 5 o più di attacco, e quindi il Mastro Riduttore serve proprio a questo. E in combo con la Cabalista dell'Ombra può dare origine veramente a dei furti a mano armata, può rubare Isera per dire tranquillamente usando queste due carte. Altra cartina discreta, interessante, anche divertente devo dire, il sanitarizzatore. Certo che i nomi italiani, ragazzi, sono sempre abbastanza pesanti. Vedete che è un costo 2, 2, 3, è un robot e quando viene curato un personaggio infligge un danno a un nemico casuale, che può essere l'eroe o appunto i suoi servitori. E quando fai anche questo qua delle rigenerazioni a Oe con appunto il circolo di guarigione, vengono fuori veramente grandanni, divertenti, tante botte, tanti pugni con questo splendido guantone da boxe che utilizza. Andiamo sul prescelto di Velen, altra magia molto interessante e molto forte, perché a costo 3 fornisce più 2 più 4 e più 1 danni magici a un servitore. È utilizzata meno di altre, ma comunque resta magia forte, magia che ha senso, magia che può essere utilizzata benissimo nei nuovi mazzi. Il riparabot migliorato invece è un servitore poco utilizzato perché i mazzi robot non hanno molto preso per quanto riguarda il prete e quindi rimane un po' fuori, anche se poi vi masterò un mazzo interessante che ho trovato online e che utilizzerò anche per i gameplay che comprende anche il riparabot migliorato che è un costo 5 ed è un 5-5. Andiamo di bomba fotonica a questo punto, ragazzi, che è una magia che in una coppia ci può stare benissimo in un mazzo per quanto riguarda il prete. Vedete che la cosa particolare è che costa 6, appunto bomba fotonica, e infligge danni a tutti i servitori pari al loro attacco. Quindi se c'è un servitore, anche vostro, funziona anche su quegli amici, che ha 6 di attacco e 2 di difesa, muore. Se ha 6 di attacco e 10 di difesa, rimane vivo con 4 punti vita, quindi è un po' particolare come magia, bisogna un attimino farsi i conti in tasca, ma può avere un senso visto che i minion del prete di solito hanno molta più appunto vita di quelli altrui, perché può essere pompata, può essere raddoppiata, può essere insomma buffata. Ultima carta, ma non ultima, una delle leggendarie più utili uscite di classe assolutamente per quanto riguarda Goblin contro Gnomi, Vol'jin, perché comunque è un costo 5 che è veramente poco per una leggendaria di classe ed è un 6-2, ma grido di battaglia, scambia la sua salute con quella di un altro servitore, quindi è una rimozione travestita praticamente da servitore. Carta forte, veramente forte, perché quando entra ti può veramente far sparire in un attimo un grosso minion avversario in più, crearne uno dalla tua parte, super pompato, super forte. Adesso andiamo a vedere, ragazzi, un paio di mazzi che vi ho preparato per quanto riguarda appunto il prete. Vi faccio vedere appunto l'anti-meta control, che sarebbe un mazzo un po' dedicato a combattere appunto i mazzi usati abbastanza aggressivi che sono adesso in giro per quanto riguarda la ladder.
e che è appunto a 2-5, è un mazzo abbastanza classico, però insomma è forte, secondo me l'ho provato, devo dire la verità, funziona veramente bene. 2-5 di guarigione, cioè, la CE classica proprio come la parola di potere scudo, punizione sacra, questa magari un po' meno, però per rimuovere i tanti piccoli minion del matchmage piuttosto che dell'hunter, utilissima perché questa è un mazzo che va proprio a incassarsi direttamente contro gli aggro, chierica della contea per pescare, il piromante selvaggio. Perfetto per far danni all'avversario, magari in combo con il potere della parola scudo che gli dà più 2 di salute, quindi continua a fare un danno ogni volta che usi una magia. Furto del pensiero perché uno non ci sta mai male. Parola d'ombra morte, anche questo per nemici di un certo tipo, come può essere appunto, non so, il Dottor Boom, il Cabalista Oscuro, Danaxramas, una delle carte più forti uscite da Danaxramas, sicuramente di classe. Maestro di Spade Ferito non manca mai. Follia d'ombra per prendere possesso di un servitore nemico. Con attacco pari a 3 inferiore fino a fine del turno. Bestiale Aushenai, non ho mai capito se si chiama Aukenai, come si chiama, ragazzi, un giorno fammelo fatele sapere, che resta uno dei minion, dei servitori più forti in assoluto di tutto il gioco, a mio parere, perché può fare danni incalcolabili e dà un fastidio incredibile. Esplosione Sacra, che rigenera 2 e fa 2 danni. Loteb, per fermare le magie avversarie. Lo Sputafango, doppia copia. Una sola Cabalista dell'Ombra. Sylvanas e Dottor Boom, che ormai nei mazzi controllo non possono star divisi, si saranno anche sposati, credo nel frattempo, saranno sempre vicini. 6 e 7. Ragnaros, perché no? Torniamo alla vecchia guardia, che comunque se dall'altra parte troviamo un esperto di caccia, o si occupa del Dottor Boom o si occupa di Ragnaros. Quindi magari turno 7, esperto di caccia, turno 8 buttiamo giù Ragnaros e possiamo avere, non so, avere, una, insomma, avere buone possibilità che faccia quello che deve fare o che comunque mette in difficoltà l'avversario. E poi per chiudere, perché no, il Zagatonk di Znid, che è una carta un po' RNG, ossia random, perché devi sperare che scenda qualcosa di grosso, ma dà presenza sulla board, fastidio, un 5-7, e rimane anche questo, in questo caso, fuori dall'esperto di caccia. Buon mazzo, funziona benissimo contro gli aggro, match major del genere, ma quello che piace di più ancora a me, ragazzi, mi piacciono i mazzi un po' innovativi, un po' diversi, un po' particolari, come appunto l'Oli 4000, sono mazzi che ho trovato online, chiaramente, ragazzi, ma mi piace provarli, testarli e farli. Silenzio servitore. Costo 0, un silenzio ci può benissimo stare. Parole potere scudo anche qua, la chiave contea. Parola d'ombra dolore, qua ce n'è solo una per rimuovere i piccolini. E poi andiamo di robot, ragazzi. Finalmente un mazzo robot abbastanza discretamente funzionante. E vi dico la verità: contro i mazzi tipo il Match Mage, va alla grande. Sanitarizzatore, che mi ha detto prima. Doppia distrugge un servitore con attacco pari a 5 superiore. La parola d'ombra morte. Il carro ragno, mitico carro ragno, due cultisti oscuri, due gnomi aggiusta tutto, follia d'ombra anche qua una copia, Segatronchi pilotato che nei mazzi match e anche non match ormai è la carta tra i Segatronchi più forte uscita perché veramente viene messo ovunque, al posto, ormai ha preso il posto stabile in tutti i mazzi dello Yeti, perché è così, Yeti meccanico appunto, Yeti meccanico, esplosione sacca anche qua due situazioni, un lanciatore di bombe che ragazzi, carta sottovalutata, ma quando entra fa 4 danni in faccia a un servitore casuale. E possiamo scegliere insomma di pulire un po' la board e poi utilizzarlo per colpire quello che più ci aggrada. Due riparabot migliorati che in questo caso fanno veramente tantissimo perché entrano e danno più 4 a un altro tuo robot. Fuoco sacro, super golem pilotato e il Mieti Nemici 4000. Fantastico questo. Non, diciamo che entra, non, rimane fuori dal range del Big Game Hunter, dell'esperto di caccia, e se per caso attacca una volta, praticamente ti fa tabula rasa della board avversaria, perché danneggia anche i servitori adiacenti a quello attaccato. Quindi questo, se attacca così com'è, fa 6 danni a 3 minion che ha di fronte. Quindi attacchi quello centrale e i due appunto ai fianchi vengono danneggiati, distrutti possibilmente perché con 6 di danno. Se becchi il Match Mage qua c'ha poco da fare, o spreca le sue magie o comunque deve darsi da fare per eliminarlo. Questo mazzo è quello che andremo a provare sul campo. Vai così. Ed eccoci qua, situazione insomma, abbastanza di stallo, dai. Però entra il Dottor Boom, quindi lo stallo è già finito. È già finito col Dottor Boom in campo, lo stallo è già finito. Insomma, ci troviamo una soluzione abbastanza spinosa, ma abbiamo l'esplosione sacra che può fare al caso nostro, Olinova. Vai. Speriamo che resti vivo il 6-5, la cosa che ci preoccupa è quella. Siamo proprio contro un Match Mage classico.
Adesso qua giocheremo sicuramente il gnomo aggiusta tutto che ci dà più qua, perché ti dà 4 più 4 e appunto ci dà una carta gadget, il commutatore. Poi non lo userei a questo punto qua, andremo direttamente contro il Dottor Boom col nostro super golem pilotato. Vediamo cosa scende. Il cannone. Il cannone, ragazzi, ha la caratteristica di fare due danni alla fine del turno a chi è non match. Quindi ce la farà purtroppo al nostro gnomo giusto a tutto, perché è l'unico non match in campo. Ce l'ha benissimo, comunque è un 3-5 e abbiamo tanti match nel mazzo. Vediamo cosa fa lui. Ah, lo vuole eliminare, vabbè. Buona. Se lo elimina va bene, anche perché il turno dopo ci avremo pensato noi, penso, a tradarlo, quindi ad attaccare un altro match per un altro punto minion per eliminarlo. Ci elimina lo gnomo, che è stato danneggiato dal cannone purtroppo, e poi rimane in vita con il segatronchi. Lo vedete, abbiamo in mano un altro rinomo, un'esplosione sacra, due carte gadget e il mitico Mieti Nemici 4000, che facciamo sempre fatica a farlo attaccare, ma comunque fa paura, fa paura. Quando lo vedi in campo fa paura, dà molte preoccupazioni all'avversario, quindi fa sprecare molte risorse in quella direzione, non verso, diciamo, altro. Lo giochiamo subito, lo mettiamo lì per dare un po' di strizza al nostro match mage. La micromacchina e un po' congela un servitore, va bene. Ci infligge un danno. Ok, vediamo cosa peschiamo. Sanità zizzazzoze, quello lì insomma. Sì, sarebbe stato meglio giocare il robo evocatore, ma comunque il mana non ci manca per quello che dobbiamo fare. Vedete che fa un danno il sanità tazzatore, lo chiamiamo il sanitar d'ora in poi, così non mi sbaglio più. Il sanitario, ecco, il sanitario lo chiameremo. Carta veramente, anche il disegno veramente divertente, ben fatto, molto ridere questo guantone che ti tira le cartelle. Quando curi, vediamo adesso lui, abbiamo preso un leggero sopravvento in questo momento, ma usa la colonna. E quindi ci sega due minion su tre e poi ci congela il Mieti Nemici 4000. Quindi abbiamo solo una carta gadget in mano, altronde non abbiamo pescato nemmeno una chierica, nemmeno una parola del potere, quella che dà più 2 di... Eccola qua, la chierica appunto. Quella che dà più 2 di salute a un minion. Adesso becchiamo l'altro sanitarizzatore, cioè il sanitario. Un altro sanitario. E andiamo subito a metterlo giù. Il 6-5 è sempre lì, il nostro Mieti Nemici. Non l'ha ancora attaccato, però come vedete dà molto, molto da fare al nostro amico Cepete Jambon. Il capitano Jambon dovrebbe essere prosciutto, credo. Sarà francese questo qua. Ci colpisce e ci fa fuori i Mieti Nemici. Comunque noi rimaniamo con la chierica. La chierica è fondamentale, perché qua, vedete, che le carte sono poche da una parte all'altra e dobbiamo far valere la nostra chierica. Adesso attaccheremo l'1-1, vediamo cosa scende. Merda. Scusate, ma dobbiamo sperare che adesso il sanitarizzatore lì colpisca proprio il totem, sennò siamo veramente fregati. Vediamo, yes, totemato. Puliamo il totem e giochiamo il segatronchi pilotato. Abbiamo 4 minion giù, una rimozione di massa l'ha già usata, di solito se ne usa una massimo nel match mage, una colonna di fuoco l'ha utilizzata, quindi siamo a 10, ma non siamo messi così male. Arriva lo gnomo aggiusta tutto, che lo butteremo giù senza troppi dubbi. Ci curiamo un attimino perché siamo a portata anche del Pyroblast, che fa 12 danni, che fa 10 danni, scusate. E quindi è meglio un attimino mettersi con le spalle coperte e stare a 12 energia, mai scendere sotto il 10 con il mago, perché due palle di fuoco anche possono bastare, condite con un congela, col dardo di gelo che fa 3 danni. Bisogna sempre stare molto, molto, molto allerta con il mago, stare sempre sui 12, 13, 14, forse di energia ancora meglio. Ma anche il Pyroblast fa paura, si usa poco onestamente, ma se ne trovano ancora in giro, perché no? Usa la micromacchina. Ha pescato una rimozione che al momento non ci serve e non credo ci servirà, perché è una rimozione grossa, andrà bene per il Dottor Boom. Adesso qua curiamo, peschiamo un'altra carta, quindi finché c'è la chierica in campo abbiamo grandi vantaggi noi rispetto a lui. Decidiamo di andare a fare un danno con la chierica, ma non vogliamo che la chierica muoia, e quindi
useremo la polvina occultante per nasconderla al potere eroe e ai, appunto, alle magie avversarie. Andiamo là, facciamo anche pertanto per stare tranquilli con le magie appunto del mago, ci portiamo a 18 usando appunto il fuoco sacro. Se gioca qualcosa di grosso siamo coperti, anche se l'unico che potrebbe giocare è Velen, che appunto con questa magia di rimozione potremmo eliminare, a meno che non usi la bobina occultante, che è la combo, insomma, un po' più forte del match mage quando può giocarla. Purtroppo purtroppo di Antonidas ce n'è solo una, quindi purtroppo per fortuna. Eccola con un'altra carta interessante che ci fa pescare, poi cureremo, ripescheremo ancora, mettiamo giù subito chiaramente gli eventi meccanico. Decidiamo di curare anche quella lì. E peschiamo anche il riparabot, che ci sta, ci sta. È un 5-5 comunque, ragazzi, alla fine. Riparazione disponibile. Proprio evocatore. Lo curiamo un attimo. Abbiamo invaso la borda, tanto lui onestamente non ha altre rimozioni forti, anche se ce l'ha. Rimangono vivi certamente gli ultimi due che ho immesso, sia lo Yeti e il riparabot. È rimasto a 6, siamo padroni della board, la partita si avvia verso la fine e c'è poco da fare ormai, ragazzi. E quindi mentre scorrono le ultime immagini dell'incontro, ringraziandovi per i like, i commenti, le visualizzazioni e tutto quanto, se volete approfondire l'argomento Hearthstone, GVG e tutto quello che riguarda questo gioco, passate dal mio canale, è in descrizione. Un saluto dal Duca, alla prossima, ciao!